croce, c'è però un riconoscimento. Questi diritti economici e sociali sono stati la conquista delle classi popolari, non un regalo delle classi dominanti, e sono stati la conquista delle classi popolari a partire e sull'onda della rivoluzione. In effetti, all'indebolirsi della sfida rappresentata dal socialismo, noi vediamo oggi in Occidente in larga parte molti tentativi di ridurre lo stato sociale, di smantellarlo e persino di negarlo, di liquidarlo. Tant'è vero che adesso Friedrich August von Hayek viene considerato il grande autore di riferimento. Noi abbiamo nella cultura occidentale dei giorni nostri due grandi autori di riferimento, grandi dal punto di vista dell'ideologia dominante. Uno è Hayek, che dice i diritti economici e sociali. Un altro autore, forse viene ancora più celebrato, ma non che sia migliore, è anche peggio sotto questo. Sto parlando, mi sto riferendo a Popper. Popper, non dobbiamo dimenticare, che ha scritto una riabilitazione del colonialismo. Popper, subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, con riferimento ai popoli che avevano condotto la rivoluzione anticoloniale, ha scritto: abbiamo liberato questi popoli troppo alla svelta, è come abbandonare a se stesso un asilo di frontiera. Dunque, voi vedete, diventare autori di riferimento dell'Occidente capitalistico, due autori che esprimono tesi mostruose, mostruose. L'uno, August von Hayek, che dice i diritti economici e sociali non esistono, la gente può morire in massa di fame, cavoli loro. L'altro, che niente di meno, dopo che il nazismo aveva ripreso e radicalizzato la tradizione coloniale, assumendola anche nella sua forma più brutale schiavistica, continuava a difendere la tradizione coloniale. Il fatto che questi autori siano diventati punto di riferimento dell'ideologia dell'Occidente capitalistico dice la fondamentale parola da cui affetto l'Occidente capitalistico anche quando si dichiara o assume forme liberali. Allora, possiamo tracciare un primo bilancio della rivoluzione d'ottobre. Se la rivoluzione d'ottobre ha significato la liquidazione del sistema colonialista classico, per quanto riguarda il socialismo, noi vediamo all'opera un processo di apprendimento, un processo di apprendimento che è faticoso perché non è che c'era scritto da qualche parte come doveva essere la società post-capitalistica, quali erano le caratteristiche della società post-capitalistica, quali erano le caratteristiche universali del socialismo. Non c'era da nessuna parte, mancava un'esperienza. I popoli hanno cercato di costruire la società post-capitalistica con diversi esperimenti, con diversi tentativi, naturalmente fra tentativi ed errori, hanno cercato di costruire la società post-capitalistica a partire dall'esigenza di farla finita con la guerra e con il sistema che produceva la guerra. Ma naturalmente, chiaro, fra tentativi ed errori. Ed è stato Lenin che, giustamente, è stato messo in rilievo il realismo, e noi dobbiamo mettere in rilievo anche la sincerità, la franchezza. Nei primi anni della Russia sovietica Lenin ha dichiarato esplicitamente: noi non sappiamo ancora dirigere l'economia di una società post-capitalistica, dobbiamo imparare. E così possiamo capire anche, come dire, il quarto esperimento di costruzione di una società post-capitalistica che si è sviluppato soprattutto nella Repubblica Popolare Cinese. Perché è nata l'esigenza di questo quarto esperimento? Perché il terzo esperimento, quello con la collettivizzazione radicale di tutta l'economia, agricoltura e industria, con tutti i suoi meriti che io vi ho brevemente illustrato, la costruzione di uno Stato sociale senza precedenti, la possibilità di concentrare le risorse anche per sconfiggere l'aggressione dell'imperialismo più barbaro, ha tuttavia presentato dei limiti. La collettivizzazione totale dell'economia e dell'agricoltura ha fatto scomparire ogni incentivo.
stato negli ultimi anni di vita dell'Unione Sovietica e anche negli ultimi anni di vita del sistema maoista, si è verificato un gigantesco fenomeno di assenteismo dal lavoro, di disaffezione dal lavoro, di scarso impegno del lavoro, cioè di fatto la retribuzione avveniva indipendentemente dalla quantità e dalla qualità del lavoro erogato. E questo non è il principio enunciato da Marx ed Engels. Marx ed Engels dicono che nella fase socialista il lavoro va retribuito a seconda della quantità e della qualità del lavoro stesso che viene erogato. Così possiamo capire il nuovo esperimento che si è diffuso in Cina a partire da Deng Xiaoping, però in realtà questo esperimento era stato già teorizzato da Mao. Mao a metà degli anni 50 del Novecento, quindi pochi anni dopo la conquista del potere su scala nazionale, aveva fatto una distinzione teorica molto importante. Lui aveva distinto tra espropriazione politica della borghesia ed espropriazione economica della borghesia. E aveva detto, l'espropriazione politica della borghesia, in questo caso della borghesia cinese, deve essere condotta fino all'ultimo. Questa espropriazione politica della borghesia deve essere totale, cioè la borghesia non deve esercitare nessun potere politico. E per quanto riguarda l'espropriazione economica della borghesia deve essere totale? Mao rispondeva di no, certamente c'era l'espropriazione economica della borghesia, ma secondo Mao non doveva essere condotta sino in fondo per il fatto che la borghesia poteva anche avere elementi di conoscenza tecnologica, di capacità manageriale che il proletariato ancora non possedeva e che dunque potevano essere utili all'edificazione di una società capitalista. Dico subito che parlare a tale proposito, come spesso si sente dire, di restaurazione del capitalismo dimostra subito una totale ignoranza storica e filosofica. Storica. Anche quando Lenin introdusse la NEP, tutta la stampa occidentale esultava. Finalmente il capitalismo è ritornato anche nella Russia sovietica, così argomentava. Il capitalismo ha dimostrato la sua superiorità. Non c'è nessuna alternativa possibile al capitalismo. Ma ci sono due autori, due grandissimi autori, che sulla NEP, sulla Russia della NEP, si sono espressi in modi totalmente diversi. Uno è il nostro Antonio Gramsci. Antonio Gramsci ha scritto pagine magistrali su questo punto, che la NEP, nonostante i vantaggi che può comportare per il NEP, sono i sacrifici di cui il proletariato ha bisogno per consolidare il suo potere politico, per consolidare la base sociale di consenso del potere sovietico, per sviluppare le forze politiche. L'altro autore forse è anche più significativo perché non è comunista, non appartiene alla tradizione comunista, è ugualmente un grande autore, è un filosofo tedesco di origine ebraica, dal nome Walter Benjamin. Walter Benjamin, ripeto, non era comunista, visita l'Unione Sovietica dalla NEP. È spinto dalla sua curiosità intellettuale, vuole andare a vedere di persona. E dopo aver visitato l'Unione Sovietica in Mosca, scrive un saggio che si può leggere in italiano, che si chiama Mosca 1927. E cosa riferisce Walter Benjamin? Walter Benjamin riferisce che ci sono adesso capitalisti dalla Russia Sovietica? Sì, ci sono. Ma non comandano un fico secco, anzi, dice Benjamin, cito, sono circondati dall'isolamento sociale, talvolta persino dal disprezzo sociale. Mentre l'Unione Sovietica e il potere politico dell'Unione Sovietica si impegnano in modo serrato per lo sviluppo delle forze produttive. Si impegnano in modo serrato anche per insegnare a lavorare in una società industriale moderna ad un paese che fino a quel momento era costituito in larghissima maggioranza di contadini e di contadini spesso arretrati. E quello che Gramsci e Benjamin dicevano per la Russia sovietica della NEP vale mutatis mutandis
termini diversi anche per la Cina di oggi. Intanto c'è stato un grandissimo sviluppo delle forze produttive. Pensate, in poco tempo dai 600 agli 800 milioni di persone sono stati liberati dal flagello della fame. 600 milioni di persone sono 10 Italie, 800 milioni sono ancora di più, sono 12, 13, non lo so, fatto voi questo calcolo, e adesso vi riesce difficile. Quindi si tratta di un grandissimo processo di emancipazione di dimensioni senza precedenti nella storia. Direi ogni comunista, ma anche ogni democratico dovrebbe essere felice di questo gigantesco processo di emancipazione che si è verificato. Oggi la fame continua ad esserci, disgraziatamente, la fame di massa, per esempio nell'Africa subsahariana. Se per avventure nell'Africa subsahariana ci dovesse essere un processo simile a quello che si è verificato in Cina e centinaia di milioni di persone dovessero liberarsi da questo flagello e da questa infamia, credo che ogni democratico, ogni progressista e tanto più ogni comunista dovrebbe gioire. Invece nei confronti della Cina tutti si atteggiano a maestri del genere, che lo facciano i borghesi e gli imperialisti che stanno accrescendo la pressione militare contro la Cina, si capisce, ma quando lo fanno gente, persone che si dichiarano persino comunisti, c'è da avere notevoli, perplessità. Ma come possiamo spiegare questa deviazione e anche questa ingenuità, questa rozzezza interpretativa? Rozzezza interpretativa, io in Cina sono citato negli ultimi tempi in modo abbastanza regolare, ci devo ritornare nel prossimo. E devo dire che intanto l'economia statale pubblica svolge un ruolo fondamentale nella Cina, ma prendiamo anche le industrie private. Ma io le ho visitate un bel po' di industrie private. E se voi pensate che le industrie private in Cina siano identiche alle industrie private in Occidente, siete fuori strada. Il viaggio ormai lo potete fare, la Cina non è più tanto lontana. Allora, la cosa sorprendente quando entravo in queste industrie private cinesi era la prima cosa che mi colpiva sulla grande parete di fondo, c'erano le foto dei membri del comitato del Partito Comunista in fabbrica. Cioè anche nelle fabbriche apparentemente ufficialmente sono private, c'è in realtà una sorta di contropotere rispetto al potere del capitalista, che non è in grado di decidere tutto sugli investimenti, sulla politica da seguire, perché c'è anche il potere rappresentato per l'appunto dal comitato di fabbrica del Partito Comunista. Sì, l'estensione della proprietà pubblica di Stato si è ridotta rispetto a questa. Per un verso si è ridotta, ma pensate a cosa è avvenuto nel frattempo. Anche nei periodi migliori della storia dell'Unione Sovietica, alla quale dobbiamo sempre guardare con rispetto e con ammirazione, l'industria statale non era in grado di competere con l'industria occidentale, soprattutto per la produzione dei beni di consumo. Oggi invece abbiamo in Cina un'industria statale che è all'avanguardia a livello mondiale. Questa industria statale non si limita più a produrre beni di prima necessità, produce anche beni di prima necessità, ma produce beni che richiedono tecnologia avanzata, avanzatissima, e la Cina sta scalando le vette anche nel processo dello sviluppo e dello sviluppo tecnologico. Però, giungo alla conclusione per non annoiarmi troppo, insomma ci dobbiamo chiedere, ma perché anche una certa cultura di sinistra è così sciocca rispetto a questi grandiosi sviluppi che stanno avvenendo in un paese come la Cina? E allora dobbiamo ritornare a questo proposito, alla rivoluzione anticoloniale. Un'altra rivoluzione. Mao Zedong nel 1949, all'immediata vigilia della conquista del potere su scala nazionale, cioè all'immediata vigilia della proclamazione della Repubblica Popolare Cinese, scriveva, diceva:
Sì, ormai stiamo per conquistare il potere politico, ma se continueremo a dipendere dalla farina e dal grano americano, noi non avremo conquistato una reale indipendenza. Continueremo ad essere dipendenti sul piano economico, forse avremo superato il colonialismo classico, ma saremo caduti in una forma di dipendenza semicoloniale e neocoloniale. Questo Mao nel 1949. Più o meno una quindicina di anni dopo, ma a migliaia di chilometri di distanza, c'era un grande intellettuale algerino, un teorico della rivoluzione, Franz Fanon si chiamava, forse il più vecchio, quello di meno qualche età, qualche idea di Franz Fanon non ce l'hanno. Franz Fanon è l'autore di un celeberrimo libro degli anni 60, è stato tradotto anche in italiano, dal titolo I dannati della terra. I dannati della terra sono i popoli coloniali oppressi dal colonialismo. Allora Franz Fanon scrive una cosa che vale la pena di ricordare. Dice: quando il capitalismo, l'imperialismo è costretto a riconoscere l'indipendenza ad un popolo che lotta coralmente contro il dominio coloniale, come si comporta il capitalismo, l'imperialismo? È come se a questo popolo insorto in massa contro il dominio coloniale dicesse: volete l'indipendenza? Ebbene, tenetela, ma adesso crepate di fame. Sto citando Franz Fanon. Cioè, Mao non conosceva Franz Fanon, Franz Fanon non conosceva Mao, ma tutti e due, a partire dall'esperienza pratica della rivoluzione anticoloniale, avevano capito qualcosa di fondamentale, che la rivoluzione anticoloniale consta in realtà di due fasi storicamente. C'è la prima fase, che è la fase della conquista militare del potere politico e dell'indipendenza politica, ma questa non basta. C'è una seconda fase in cui, per dirlo con Fanon, ci vogliono i tecnici, gli ingegneri, c'è bisogno dello sviluppo economico e tecnologico, e senza questo sviluppo economico e tecnologico non si conquista, se in fondo, l'indipendenza anche sul piano economico. Ci si libera dal colonialismo classico, ma non dal neocolonialismo. Ecco, e qui possiamo capire i limiti storici di fondo di una certa sinistra, una certa sinistra che si entusiasmava quando, non so, Cuba resisteva contro l'invasione della Baia dei Porci, quando la Cina resisteva contro la guerra o i pericoli di guerra provenienti dagli Stati Uniti, ma che non riesce a entusiasmarsi, continua a essere fredda, distaccata quando vede un intero paese impegnarsi nell'edificazione economica. Questa edificazione economica a questa sinistra sembra qualcosa di banale, di prosaico, di filisteo, ma dov'è l'eroismo? Non si entusiasma. Questo dimostra che hanno un atteggiamento da gran signore, non da proletario rivoluzionario, da gran signore. E invece questo sviluppo economico è essenziale anche per la vittoria della rivoluzione anticoloniale, tanto più poi per la vittoria della rivoluzione socialista. Giungo veramente alla conclusione. C'è stato uno studioso statunitense, si chiama Huntington, uno studioso conservatore statunitense, è morto poco fa, pace all'anima sua. Huntington ha scritto un libro, Il conflitto delle civiltà, The Clash of Civilizations, dove, parlando della industrializzazione cinese alla fine degli anni 90, scriveva, lo potete leggere: se questo esperimento di industrializzazione massiccia della Cina riesce, si tratterà, cito, del più grande avvenimento storico degli ultimi 500 anni di storia. Ad una conclusione analoga è giunto uno storico conservatore britannico o americano, è nato in Gran Bretagna ma vive quasi sempre al di là dell'Atlantico, nella Repubblica Americana statunitense. Questo storico si chiama Neal Ferguson, che parlando dello sviluppo economico, industriale e tecnologico della Cina ha scritto: è l'avvenimento più importante dell'ultimo mezzo millennio di storia. Uno dice 500 anni, l'altro dice mezzo millennio di storia. Calcolo, siamo
alla stessa datazione, procedendo al ritroso di 500 anni, dagli anni 90 del Novecento, giungiamo alla scoperta e conquista dell'America, 1492. E allora ecco l'altro grande titolo di merito della rivoluzione d'ottobre. La rivoluzione d'ottobre ha iniziato, ha dato inizio alla fine dell'epoca coloniale, l'epoca che inizia con la scoperta e conquista dell'America, che ha visto l'Occidente, grazie alla sua superiorità economica, tecnologica e militare, assoggettare tutto il resto del mondo, schiavizzando e talvolta decimare e sterminare i popoli assoggettati. La fine dell'epoca coloniale. Ma è qualcosa, un processo di emancipazione di gigantesche dimensioni. Chi rimane freddo dinanzi a questo processo può dire di essere marziano, ma non comunista. E neppure democratico. Però, ecco veramente l'ultima conclusione, però c'è stata questa grande rivoluzione anticolonialista iniziata con la rivoluzione d'ottobre. Ma non è che l'imperialismo si sia rassegnato. Io ho citato Karl Popper a dire abbiamo liberato questi popoli troppo in fretta. E riflettete, a partire dal 1989, a partire dal trionfo dell'Occidente nella guerra fredda, le guerre si sono moltiplicate. 1989 l'invasione di Panama da parte degli USA, 1991 la prima guerra, dopo la prima guerra contro l'Iran, 1999 è la guerra e la distruzione della Jugoslavia, 2003 la seconda guerra contro l'Iran, negli anni successivi alla guerra contro la Libia e contro la Siria. E si tratta di guerre enormemente distruttive. Voglio fare semplicemente l'esempio della Libia. Un filosofo francese, Todor si chiama, molto lontano dal momento comunista, ha scritto che la guerra contro la Libia scatenata dalla NATO con il pretesto di salvare la vita a 300 libici ha provocato la morte di 50.000 libici. E probabilmente è un calcolo, Ma adesso l'imperialismo ha capito che queste guerre neocoloniali che erano elencate trovano un ostacolo forte, formidabile e crescente in un paese come la Repubblica Popolare Cinese e in un paese come la Russia, che subito dopo la disfatta subita nella guerra fredda, con l'avvento al potere di Yeltsin, stava diventando la semicolonia dell'Occidente. Adesso invece la musica è cambiata, con Putin c'è chiaramente una resistenza e perciò Putin è diventato una bestia nera dell'Occidente assieme a Xi Jinping. C'è il pericolo di una nuova guerra su larga scala, sono in molti a scriverlo, non solo i comunisti, sono in molti a scriverlo, una guerra su larga scala, una nuova guerra mondiale, il pericolo. Una guerra che potrebbe persino marcare la soglia nucleare. E di nuovo siamo portati a pensare alla rivoluzione d'ottobre. La rivoluzione d'ottobre fu uno dei grandi meriti e di essere insorta contro la guerra. Fino ad ora non si erano verificate rivoluzioni che sono rivoluzioni contro la guerra. Perché la guerra veniva pensata come una calamità naturale. Ci sono le alluvioni, ci sono i terremoti, ci sono anche le guerre. La rivoluzione d'ottobre ha posto fine a questa visione e per ricordare la rivoluzione d'ottobre più che mai ci dobbiamo impegnare nella lotta contro la guerra e la lotta contro la guerra oggi in Italia significa la lotta contro la NATO. Ci dobbiamo liberare dalle basi NATO e statunitensi che rischiano di coinvolgere l'Italia in una guerra catastrofica dalle conseguenze inimmaginabili. Questo è l'omaggio che dobbiamo continuare a dare alla rivoluzione dell'ottobre. Insomma, dopo l'intervento dello spessore di quello del compagno Rusudo, io mi convinco che avete dovuto essere seduto lì e non qui. Quindi date il mio contributo alla nostra discussione e alla celebrazione di questo centenario.
Mi è capitato di pensare alla rivoluzione d'ottobre nelle settimane passate, non solo per l'approssimarsi del 7 novembre, quindi dei giorni del centenario. Mi è capitato di pensare alla rivoluzione d'ottobre quando ho letto il caso di Soragna, quando un consiglio comunale ha votato una risoluzione apertamente anticomunista chiedendo la messa al bando delle organizzazioni comuniste. Perché mi è venuto in mente questo? Perché mi è venuto in mente un piccolo fascicolo del 1953 o 54, non ricordo esattamente, pubblicato da Rinascita, che si intitolava Inchiesta sull'anticomunismo, che prendeva ed esaminava diverse tipologie di anticomunismo, quello fascista, nazista, statunitense, clericale, eccetera. Lì si evocava la forma predominante di anticomunismo, che era quella della critica feroce nei confronti della grande esperienza del socialismo realizzato, cioè dell'Unione Sovietica. Chiaramente propedeutico a questo c'è la critica, la demonizzazione, la mistificazione dell'esperienza storica dell'ottobre, della rivoluzione d'ottobre. Io condivido l'impegno che abbiamo noi, cioè quello di non avere una celebrazione veramente nostalgica dell'ottobre, ma di essere capaci di trarre da quella esperienza storica gli insegnamenti che ci sono utili, anche cogliere le differenze, le diversità, ciò che non è riproponibile. Ma io penso che premessa fondamentale per questo lavoro sia anche un'operazione di difesa della verità storica. Già in questi giorni noi assistiamo a una mistificazione imperante, basta accendere una televisione anche del servizio pubblico per leggere della solita retorica della rivoluzione d'ottobre come un colpo di Stato. Mi è capitato di guardare giorni fa una trasmissione che sosteneva questa tesi. E per rispondere a queste mistificazioni basterebbe un libro che ho consigliato ai compagni più giovani, un libro molto bello, è il libro di John Reed, Le 10 giorni che sconvolsero il mondo, che è un libro molto bello perché attraverso il sistema della cronaca ha una lettura in primo luogo agevole e interessante, ma è molto pregna di significato politico, e basta leggere quel libro per sapere quali sono i fatti, no? Non è stata la rivoluzione sovietica un colpo di Stato. Il colpo di Stato è stato quello che ha cercato di fare il generale Gorbachev, che hanno cercato di fare le borghesie, i settori più reazionali dell'esercito, e che è stato impedito grazie al realismo politico, alla tattica in funzione della strategia che i bolscevichi sovietici avevano ben chiaro. Ed anche grazie ad un'affermazione contenuta in questo libro, ed è una verità storica, quella per cui l'esercito non stava dalla parte della borghesia, stava dalla parte dei rivoluzionari. Ed ecco qui anche una prima lezione storica importante. Dove altro possiamo riferire questa affermazione oggi, se non per esempio nel Venezuela chavista, che oggi riesce a resistere ai colpi di Stato, ai tentativi di colpo di Stato finanziati dalle potenze straniere, in particolare dagli Stati Uniti d'America e dall'imperialismo americano, riescono a resistere anche grazie al ruolo delle forze armate che hanno in quel determinato paese. Così come possiamo respingere la tesi della rivoluzione d'ottobre come la controrivoluzione rispetto a quella di febbraio, basta leggere ancora quel libro, basta leggere le cronache di quei giorni per sconoscere come sono stati in realtà i fatti, le strade di San Pietroburgo, della Russia piene di dibattiti, di comizi, di popolo in fermento, proprio perché le grandi promesse fatte nell'ambito della rivoluzione di febbraio, le politiche a favore delle classi subalterne, la grande promessa tradita del ritiro della Russia dalla guerra imperialista, veniva ricordato poc'anzi il ruolo determinante che ha avuto questo tradimento nel generare la presa del Palazzo di Berlino e tutto ciò che ne è seguito. Bene, è evidente che la rivoluzione d'ottobre parla ad oggi anzitutto perché è difficile poter parlare della rivoluzione presa a sé
scollegandola da tutto ciò che è stato dopo, cioè la costruzione di quello che ad esempio Rita Di Leo ha definito l'esperimento profano, cioè il primo, la primo tentativo di costruzione di una società di tipo nuovo, qual è stata l'esperienza dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. E soprattutto è difficile parlare della rivoluzione d'ottobre senza tenere in considerazione gli insegnamenti grandi di Lenin e del leninismo, che parlano, ripeto, ancora una volta all'oggi. Pensate alla teoria dell'anello debole, che supera tutto un positivismo imperante della seconda internazionale e che invece è alla base delle condizioni materiali e soggettive che hanno reso possibile la rivoluzione, e che parla ad oggi perché prima il professor Rossuto citava le esperienze delle rivoluzioni anticoloniali. Ma pensiamo ai grandi paesi del mondo che oggi mettono in discussione la centralità e il dominio assoluto degli Stati Uniti d'America. Fino a pochi decenni fa questi paesi non erano grandi potenze, ma è stato in questi paesi, sono stato in questi paesi che si sono verificate le condizioni per le rotture che hanno generato a intensità diverse la possibilità di creare un ordine diverso, una geografia politica, economica completamente diversa e forse impensabile fino a pochi anni fa. Pensate alla centralità della categoria dell'imperialismo. Fino a pochi anni fa partiti comunisti anche nel nostro paese cancellavano la categoria dell'imperialismo dal proprio corredo politico teorico. Poi i fatti hanno costretto anche alcuni comunisti a rivedere questa posizione. Forse è da diverso tempo, da diversi decenni che non vediamo la recrudescenza dell'imperialismo farsi così manifesta, nelle forme nuove, nelle forme delle rivoluzioni coloniali, nelle forme della destabilizzazione, però questa categoria dell'imperialismo ritorna e riassume tutta la centralità, soprattutto nella fase più acuta della crisi economica capitalistica, una crisi da cui siamo lontanissimi da vedere una via d'uscita e vorrei tornarci dopo. La centralità del ruolo della guerra veniva evocata proprio pochi minuti fa. La centralità dell'elaborazione di Lenin sulla questione della guerra, che cambia anche la valutazione di Lenin nello stesso produrre, nella stessa produzione dell'idea della rivoluzione nell'ambito di una Russia che era attraversata e dilaniata dalla guerra imperialista, dalla guerra foraggiata dalle potenze imperialiste. La teoria dello Stato, qui Lenin è un grande innovatore, dà un grande contributo, contributo di rafforzamento della teoria comunista nell'elaborazione dello Stato, nella teoria rivoluzionaria dello Stato e del nesso fra questione nazionale e questione internazionale. Anche questa questione parla di oggi. Prendete il caso dell'Unione Europea. Quali partiti comunisti in Europa hanno le idee più chiare sulla irriformabilità di una struttura imperialista e capitalista come l'Unione Europea, se non i partiti comunisti che lo hanno dimenticato, tradito il leninismo? Cioè si tratta di strumenti, io vado molto schematicamente, mi scuserete, si tratta di strumenti di analisi che hanno un loro peso, un loro portato che supera i confini del tempo, hanno una validità generale e lo verifichiamo nella realtà stessa odierna. Ma la stessa esperienza dell'Unione Sovietica, io sono particolarmente d'accordo nella felice definizione data dal compagno Losurdo del Novecento come un secolo di apprendimento, proprio in virtù di quello che dicevo prima, la prima esperienza di costruzione di una società di tipo nuovo. Anche qui un'analisi di questa esperienza rifuggendo dal manicheismo per cui c'è o tutto bene o tutto male, dei giudizi facili, ma invece prendendo e imparando da un'esperienza storica che è un'esperienza articolata, veniva richiamato prima, le difficoltà della costruzione di una società di tipo nuovo, anche per la carenza di quadri che fossero preparati a questo tipo di impresa. Sempre nel libro di Reed c'è un passaggio in cui alcuni esponenti delle
nelle classi, nei gruppi reazionari, quasi auspicavano la rivoluzione per poter dire: ecco, la rivoluzione è fallita perché i bolscevichi non hanno la possibilità di inverare le loro promesse, le loro aspirazioni. Invece no, sul piano storico la rivoluzione bolscevica, la costruzione del socialismo, dimostra l'esatto contrario. E tuttavia una costruzione difficile, veniva richiamato nel giro di pochi anni la continuità tattica dei rivoluzionari è costretta anche a profonde innovazioni, profondi cambiamenti che non sono tatticismi esasperati, ma sono invece accompagnati da una riflessione profonda ed in particolare dalla convivenza della questione della collettivizzazione, del ruolo dello Stato, della centralità dello Stato e il ruolo, il rapporto con il mercato. Veniva richiamata prima la difficoltà della fase finale dell'esperienza sovietica, nei termini citati dal compagno Lo Surdo, un mercato nero crescente che rendeva vana la pianificazione e il sistema della pianificazione economica dell'esperienza sovietica, e in più effettivamente un nesso problematico fra lo sviluppo della democrazia socialista e delle forze produttive. Forze produttive che è interesse e obiettivo dei comunisti che si sviluppino. Marx nelle sue opere definisce i limiti della forma della proprietà borghese, della forma della proprietà capitalista, come limiti allo sviluppo delle forze produttive. Quindi è interesse dei comunisti che le forze produttive nazionali possano svilupparsi, proprio perché il comunismo non sia un collettivismo della miseria e ad essere suddivisa non sia la solita e vecchia merda, così come la definiva Karl Marx, ma appunto possa edificarsi concretamente una società prospera, una società del benessere, libera appunto dalle asimmetrie, dalla soggezione del capitalismo. E una problematizzazione anche della vita interna del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. A me è capitato una volta di ascoltare da un amico, non un compagno, che aveva ricevuto una storia, gli era stata trasmessa una storia da conoscenze russe che ho trovato particolarmente significativa, che racconta di un dialogo fra Brezhnev e Andropov, in cui Brezhnev chiede ad Andropov: ma alla mia morte chi seguirà la nazione? E Andropov risponde: seguirà me. E se non dovesse farlo, allora seguirà te con la tua morte. L'ho trovata molto suggestiva, ma in questa storia, in questo racconto molto metaforico, c'è un fondo di verità. Effettivamente l'impossibilità generata da diversi motivi, da una burocratizzazione, da un centralismo burocratico all'interno dell'elite del Partito Comunista dell'Unione Sovietica è stato un problema fondamentale che ha impedito un rinnovamento della continuità che diversi studiosi e analisti hanno identificato con il tentativo di Andropov prematuramente finito, ma che invece ancora una volta ci permette di parlare dell'oggi. Noi stiamo celebrando il centenario della rivoluzione d'ottobre, ma anche prima si diceva: in questi giorni si tiene una grande assise come il congresso del Partito Comunista Cinese, e in quel congresso si viene deliberato l'inserimento nello statuto del Partito del Pensiero di Xi Jinping. Quale elemento di garanzia più alto del rinnovamento nella continuità se non quello rappresentato dal pensiero di un grande dirigente del Partito Comunista Cinese, sotto la cui presidenza veniva, leggevo da statistiche di fonte occidentale tra l'altro, vi è stata una liberazione della miseria, oltre al dato colossale che veniva richiamato prima dal compagno Lo Surdo, solo sotto la sua presidenza vi è stata la liberazione di 60 milioni di persone dalla miseria, un'Italia, per stare alla metafora di prima, un'Italia interamente liberata dalla miseria. Un presidente che non ha rinnegato il leninismo e che ha posto come prima questione all'atto del suo insediamento di fronte ai capi dell'esercito, questa questione dell'esercito ritorna spesso, quella di non fare la fine dell'Unione Sovietica, di quell'esperienza storica, ma di non tradire il leninismo
e chiaramente misurarsi con le esigenze del rinnovamento. Quindi mi pare che questa esperienza storica sia tutt'altro che un lascito del passato, ma sia uno strumento fondamentale per poter comprendere meglio la realtà di oggi. Com'è la realtà di oggi? È una realtà tremendamente attualizzata, attraversata, scusate, da contraddizioni che vanno esasperandosi. Forse uno degli insegnamenti più grandi, a mio modesto avviso, della rivoluzione d'ottobre sta proprio in questo. Uno degli elementi oggettivi dei grandi cambiamenti, delle grandi trasformazioni rivoluzionarie della storia è stata l'esistenza di contraddizioni fortissime nell'ambito della società e soprattutto a livello internazionale. Noi siamo nel pieno di contraddizioni fortissime. Dicevo prima, noi siamo nel pieno di una crisi economica che è tutt'altro che scomparsa. La crisi economica che stiamo pagando, la crisi del capitalismo è chiaramente utilizzata per fini di redistribuzione dei rapporti di forza, naturalmente a tutto vantaggio del capitale, in ossequio a un grande insegnamento di Marx, per cui nel capitalismo la crisi è la regola e l'equilibrio è un caso, lui scriveva lineamente, questa è, diciamo, metafora molto forte. E chiaramente questa destabilizzazione, che è frutto, figlia del capitalismo, dei suoi meccanismi, sta segnando tutti, quasi l'ultimo decennio. Siamo ad oramai a 10 anni dalla crisi economica che nel 2007, nel biennio 2007-2008 esplose in tutta la sua dirompenza, che molto gentilmente gli Stati Uniti d'America hanno trasferito in Europa. Voi sapete che solitamente si tende a identificare la crisi di quel biennio con il fallimento della banca Lehman Brothers. Quella fu l'unica banca fallita negli Stati Uniti d'America e c'è un motivo preciso, perché tutte le altre furono salvate, perché buona parte dei titoli di quella banca erano in portafoglio europeo. Quindi gli Stati Uniti d'America, siccome ci considerano degli alleati, a pari dignità, ovviamente hanno deciso gentilmente di trasferirci l'amore dei loro debiti e dei loro titoli tossici. Ma un motivo di più per porci anche un problema di liberazione nazionale al gioco di questa forma di colonialismo vero e proprio che anche il nostro paese paga. Quindi una crisi tutt'altro che passata, una crisi dell'Unione Europea in virtù anche del fatto che quella crisi economica ci è stata completamente trasferita, una crisi che sta producendo effetti enormi nell'ambito dell'Unione Europea. Noi assistiamo a fenomeni di disgregazione, avete visto la vicenda catalana su cui i comunisti hanno un giudizio molto preciso, cioè benché completamente avversi e contrari alle forme repressive dei governi conservatori, ma contrari alle piccole patrie, a questo indipendentismo che fa il gioco della borghesia, e anche l'esperienza della rivoluzione d'ottobre insomma mi insegna molto su questo. Invito davvero a leggere il libro di Reed, perché io l'ho letto molto tempo fa, ma è illuminante. Gli anni della crisi, degli anni della rivoluzione d'ottobre furono gli anni in cui la Russia era nel pieno di una disgregazione anche territoriale, venivano proclamate repubbliche indipendenti. I bolscevichi non si posero mai sul terreno della rivendicazione delle indipendenze localistiche, mai. Ma contrapposero una politica nazionale sul terreno appunto nazionale russo, alternativa a quella fasulla del governo Kerensky e delle forze reazionarie, ma facendo perno sugli interessi delle classi popolari e soprattutto sulla rivendicazione della uscita, della fine del coinvolgimento del paese nella guerra e quindi nei vincoli imperialisti che imbrigliavano quel paese e il suo popolo. Ancora un elemento di più di attualità di quell'esperienza storica. E il piano inclinato, così molto spesso viene definito, di una guerra globale come risposta principale alla crisi del capitalismo. Si è detto prima dell'imperialismo, la modalità attraverso cui gli stati capitalistici si arrogano il diritto di decidere sulle altre nazioni, ma non solo questa strategia può manifestarsi come un atto di arroganza, ma come un fatto di necessità, poiché
le contraddizioni insite al modello di sviluppo capitalistico, alla fine, a ben vedere, non hanno altra via di uscita dalla crisi in cui sono immerse se non quello di una guerra, se non quello di fronteggiare le nuove potenze emergenti, la Cina prima di tutto, con lo strumento del militarismo e del dominio attraverso l'uso degli strumenti della guerra, arrivando addirittura a postulare un primo colpo nucleare impunito ai danni della Federazione Russa, e immediatamente dopo c'è la Repubblica Popolare Cinese. Ecco, voglio, per stringere, perché è tardi, per lasciarci anche con le, spero, con le idee chiare, quali sono i nostri compiti? Beh, in primis è costruire il soggetto rivoluzionario che lavora in queste contraddizioni, cioè costruire il nostro partito, il Partito Comunista Italiano, avendo le idee chiare, essendo portatore di idee chiare. Non partiamo da zero perché abbiamo una grande teoria, una grande elaborazione, ma sapendo che la nostra teoria, la nostra elaborazione deve vivere alla luce dei nostri anni, e che questo lavoro non può che essere condotto da un intellettuale collettivo, che è il nostro partito, che vive sul lavoro dei militanti, sul lavoro quotidiano del sacrificio della militanza disinteressata come quella nostra, ma della militanza mossa dalla necessità storica della costruzione di una società di tipo nuovo. Come per i rivoluzionari sotto il fascismo, nelle condizioni estreme del fascismo, noi non abbiamo quel livello, ma abbiamo comunque tante difficoltà. Tenendo vivo lo spunto internazionalista, lo spunto internazionalista che vede andare avanti le forze del socialismo, vede resistere le forze del socialismo nelle entità statali che governano o in cui partecipano al governo, e chiudendo solo due dati: nel paese che ha conosciuto la sconfitta dell'esperienza della rivoluzione d'ottobre, la Russia, veniva evocato prima la capitolazione, diciamo, in una forma neocoloniale, anche favorita dal presidente Ubriacone che si era insediato al governo della Russia, di essi. Oggi invece in quel paese la gioventù del Partito Comunista della Federazione Russa, che abbiamo avuto la possibilità di incontrare, è una delle gioventù comuniste più attive. Quella gioventù ha oggi conta 160.000 iscritti, ci hanno detto i compagni, 50.000 attivi, ed è un punto di riferimento generazionale. Oggi alcuni sondaggi dicono che 6 giovani su 10 in Russia votano il Partito Comunista. E inoltre, pochi giorni fa si è tenuto sempre in Russia un grande evento internazionale, che è il Festival Mondiale della Gioventù e degli Studenti, il festival proposto dalla Federazione Mondiale della Gioventù Democratica, che si chiama così, ma è la Federazione Mondiale delle Giovanili Comuniste Antiimperialiste. Bene, lì hanno partecipato 20.000 giovani, 20.000 compagni da ogni parte del mondo, sotto le insegne dell'antiimperialismo, sotto le bandiere della giustizia sociale e della pace, contro la guerra, con la partecipazione e il protagonismo anche della nostra organizzazione giovanile e del nostro partito. Bene, è tanto difficile il contesto in cui ci troviamo a vivere, però se c'è forse lo spunto più grande che ci viene dalla rivoluzione d'ottobre, che quanto più il contesto si inasprisce, anche quanto più apparentemente le contraddizioni si diventano irrisolvibili, se i quadri, se le avanguardie comuniste che hanno le idee chiare riescono a lavorare, costruiscono il loro partito, lo diventano un punto di riferimento per il loro popolo, allora grandi sconvolgimenti sono possibili, naturalmente nelle forme moderne, nelle forme del nostro secolo, ma grandi cambiamenti che possono condurre ad una società, a un mondo di tipo nuovo.